Già un pochino che giro, dai, questo è il 12° anno di Serie A, ho girato varie squadre e mancava Bologna. Allora eccoci. C'era Bologna, sicuramente l'ho reputata a mio avviso un'ottima opportunità e ho accettato subito. Ma ho avuto tanti compagni che hanno giocato qua a Bologna, mi hanno parlato sempre benissimo, no? In primis Antonioli, Mangoni, Rinaldi. Per me un portiere si vede dalla testa. Penso che Buffon, a parte le doti fisiche, tecniche, portiere nella mente. Ho avuto tanti allenatori, anche Capello alla Roma, è stata una bella esperienza, Prandelli alla Fiorentina, Del Neri, poi anche Allegri a Cagliari l'anno scorso. Ho avuto la fortuna di avere ottimi allenatori, ho avuto Zoff a Firenze. Ma è tranquillo, lui no, a prescindere no, magari dal simbolo no, di Zoff come no, portiere, lasciava molta tranquillità. Marchetti ci ho lavorato per 2 anni, è un ottimo portiere, e anche allo stesso tempo anche Viviano, per il campionato che ha disputato l'anno scorso, altrettanto è un ottimo portiere, avrà successo. Uno sì, dà qualche consiglio così magari, però alla fine il campo va lui. In una squadra ci sono delle gerarchie, è giusto che ci siano delle gerarchie. Io sono venuto qua, appunto, ripeto, mi metto a disposizione dei compagni, del mister. Conosco il mio ruolo e cerco di dare una mano. Magari disputare dei mesi, non giocare, poi disputare una partita non è mai facile, però è un ruolo che praticamente pretende questo, dunque la miglior dote è quella appunto di farsi trovare pronto, di allenarsi costantemente durante la settimana e di farsi trovare pronto nel momento in cui viene chiamato in causa.